Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palette della Essence. Eccola qui, è la Get Picture Ready, palette di ombretti, sono 7,7 grammi in totale, dice 1, 2, 3 smile. Palette occhi la numero 10. 12 mesi dall'apertura, ma lo sappiamo, ve la faccio vedere. Perché la sto usando in questo periodo e si vede, e vi dico che non è neanche un mese di utilizzo. C'era un pennellino anche, ma chissà dove è finito. Comunque, questa è la palettina che zoom, zoom, grazie. Eccola qui, comprende tanti ombretti, sono 2, 4, 6, 7 ombretti. In un mese di utilizzo si scavano davvero tantissimo, però ricordiamoci che è una palette da 4,95 euro, quindi ok. Ve la volevo mostrare un attimo con uno swatch e vi dico un attimo dopo le mie impressioni. Allora, primo colore che vi mostro, il primo è questo, che è un illuminante. Ed è davvero molto luminoso, come potete vedere, e questo è shimmer. Secondo colore è questo rosa, anche lui dovrebbe essere shimmer, ma è molto, è un rosa dorato più che altro. Eccolo qua. Anche lui va bene sia, aspettate, sia come illuminante che come colore di transizione, ma preferisco come illuminante. Terzo colore, sempre da qui, quindi il terzo colore è un marrone, sono comunque tutti colori shimmer, è un marrone champagne. Ecco qui. Tutti colori shimmer. Quarto, questo qui è quello più scavato ed è quello. Infatti, unico opaco. Questo è un marrone opaco, anche se non sembra, ma una volta applicato si vede che è davvero opaco. È l'unico marrone opaco che per me è perfetto come colore di base sulla palpebra. Poi abbiamo il quinto, che è questo. È un marrone metallizzato, marrone sottotono rosso, bronzo, bronzo. Questo è l'unico metallizzato. Penultimo è questo marrone con sottotono rosa, ma un po' strano, ma anche lui è shimmer. Comunque vedete la consistenza, è quasi cremosa. La cosa bella di questi prodotti è questa. Ecco, forse così lo capite meglio. È un marrone con un sottotono, quasi un dual chrome con un sottotono rosa, è bello però. E l'ultimo è un altro opaco ed è il marrone più scuro, è tutto sui toni del marrone rosati. Opaco anche lui ed è l'unico colore che uso nella piega dell'occhio. Adesso, se torniamo un attimo qua, i colori ve li ho mostrati. Come vedete, è una palette completamente di colori shimmer, oppure l'unico, cioè un metallizzato, l'unico, e due opachi. I due opachi, come vedete, sono quelli che ho scavato di più. Uno e uno due. Perché trovo che siano gli unici prodotti adatti ad un trucco. Allora, ci sono due illuminanti, eccoli qua, qui, poi quattro colori che io uso sulla palpebra ed è quella fissa, comunque come colore di transizione, e poi dopo l'ultimo che è il marrone opaco, l'unico prodotto che uso per fare uno smokey da intensificare la piega dell'occhio, è l'unico. Come palettina 4,95 può andare bene. Diciamo che è una palette che si può portare, è piccolina, compatta. Si può portare in viaggio, si può portare in giro tranquillamente, è comoda. Ho trovato che la scrivenza è buona. La scrivenza è buona, molto buona, perché avete visto anche dalla consistenza che sembrano quasi cremosi. Io li uso sempre con un primer, perché il mio tipo di palpebra richiede sempre un primer, se no il prodotto sparisce. Però
Però con un primer sotto durano bene, durano a lungo, durano tranquillamente tutto il giorno. Se faccio il trucco alla mattina, con il caldo magari verso il pomeriggio tardo, lo ripasso un attimo, ma comunque va benissimo. Incredibile, ma per essere della Essence non sono troppo polverosi, tranne, e qui ve lo dico, tranne il quarto colore, quello opaco che ho scavato di più, eccolo qui, che è quello più polveroso, ma comunque è una palette da 4,95 euro. I colori sono belli, luminosi e anche una volta applicati non perdono tanto di intensità. Sono abbastanza, vedete, sono abbastanza, mi piace. È una palettina che vi posso consigliare. Ho visto, alcuni ne parlano e dicono che costa 6,95 euro. Io l'ho trovata tranquillamente a 4,95 come tutte le palette della Essence, quelle delle All About, quindi il prezzo è quello. C'era un pennellino che era anche carino, ma l'ho perso in giro, non so dove sia, sapete che non li uso e non mi piacciono. E questo è tutto. Fatemi sapere se vi interessa questo tipo di palette, se vi piace, abbastanza carina, ma sì, dai. E se l'avete provata, come siete trovate? Io come sempre spero di esservi stata utile. Scusate anche l'acconciatura molto estiva e le cicale fuori che fanno un po' di rumore. E alla prossima, ciao!